ho saltato un paio di cose, una sulla legge dei lavori pubblici, per esempio. Tutte le opere sono opere che hanno a che fare con i lavori pubblici, quindi c'è una legislazione appropriata che regola i progetti. Io spero che qualcuno mi faccia qualcosa sulla legge dei lavori pubblici, quindi altrimenti nel caso in caso diverso recuperiamo qualcosa verso la fine. Qui mi interessava andare direttamente a vedere come traduciamo in pratica tutte le indicazioni che vi ho elencato nel loro precedente. Qui ci sono tutti elementi che vi ho già parlato, in cui sì, la città moderna è vista come un'interazione tra vari elementi, infrastrutture hard e infrastrutture soft, e le infrastrutture soft sono anche regole, codici, aspetti a cui vi ho invitato a fare attenzione in precedenza, sono molto noiosi da imparare e spesso non nelle corde di chi si iscrive a ingegneria, che penserebbe di doversi occupare di altre cose, ma fanno parte integrante del processo che invece dovete affrontare per progettare le opere e le cose. Dunque, che cos'è la fognatura? È l'insieme di queste opere soft e di opere hard. Noi ci occuperemo prevalentemente delle seconde, quindi di come si mettono insieme delle canalizzazioni con i canali, i collettori, le emissioni, eventualmente ci sono manufatti di controllo, di questi ci occuperemo un po' di meno, però vi inviterò nel momento in cui voi andate a formulare la vostra proposta progettuale, che non esplicherete attraverso tavole, ma sicuramente attraverso alcuni calcoli su un'area, di tener conto di possibili opzioni, per esempio, in cui la presenza di opere particolari diffuse nel territorio possono comportare variazioni di alcuni indici o di alcuni parametri, degli elementi di calcolo che voi poi andate ad attuare. Sollevamenti, impianti di scarico, impianti di trattamento. Le fonti normative più antiche sono la legge sugli impianti di fognatura 319 del 76, la legge 129 del 63 e la legge 36 del 94. Adesso su queste neanche mi soffermo. Nella sua struttura generale, le fognature si possono distinguere in due grandi categorie: le fognature unitarie e le fognature separate, e o i sistemi separati. Nelle fognature unitarie, per ragioni storiche o per ragioni di qualche necessità, la fognatura bianca pluviale, quella di cui io vi ho parlato finora, è messa insieme con la fognatura nera, quella che raccoglie le acque reflue dagli edifici dalle zone commerciali e dagli impianti industriali. Le due tipi di fognature hanno delle esigenze molto diverse, perché la quantità di acqua nella fognatura pluviale generalmente è molto più grande di quella presente nella fognatura nera. E quindi richiede dei tubi di tipo diverso. La fognatura pluviale si attiva solo quando piove, e quindi solo in alcuni non si attiva continuamente, mentre la fognatura nera funziona praticamente sempre quando ci sono degli scarichi. La fognatura nera contiene delle sostanze, anche la fognatura bianca abbiamo visto, la fognatura pluviale, ma la fognatura nera ancora di più contiene delle sostanze che poi devono venire depurate. Quindi le quantità di acqua e di
e di cose che appaiono nella fognatura nera devono essere poi trattate chimicamente, e il trattamento chimico dipende anche dai volumi di materiale che viene veicolato. Quindi se per esempio noi costruiamo una fognatura mista, gli elementi chimici o biologici che sono all'interno della fognatura vengono diluiti dalla fognatura bianca, e quindi viceversa, cioè, e questo implica un differente tipo di trattamento degli effluenti. Quindi la fognatura unitaria è sempre un po' problematica, perché mette insieme in un unico veicolo di trasporto due sistemi fognari che hanno esigenze di trattamento completamente diverse. Tuttavia, all'inizio non c'erano le fognature, poi si è cominciato a costruirle, e quindi nella fognatura andava tutto quello che poteva andare. Poi si è pensato appunto che, essendo le funzioni separate della fognatura nera e della fognatura bianca, si potessero costruire dei sistemi separati. In questo caso ciascuna delle due reti di fognatura può essere dimensionata per funzionare in modo ottimale rispetto alle funzioni che essa svolge. Detto questo, in alcuni casi, magari in centri storici di alcune città, gli spazi sono così ristretti che non è neanche possibile costruire un sistema separato. Mentre certamente è possibile laddove ci sono nuovi insediamenti o nuove espansioni urbanistiche nuove. Ok, va bene, questo è. Una delle questioni che dobbiamo risolvere è dove si distribuisce la rete di fognatura. Direi che qui abbiamo due opzioni. Una è quella di quando trattiamo una nuova espansione urbanistica, come quella che era disegnata nella slide iniziale. E una è una considerazione diversa dobbiamo fare se noi invece trattiamo una zona urbana, un'area urbana già preesistente. Ora noi, nelle condizioni normali del nostro operare, siamo in entrambi i casi, spesso anche nel secondo caso, cioè abbiamo già una fognatura presente e dobbiamo integrare il funzionamento della fognatura presente. Allora, supponiamo di avere una nuova espansione urbanistica. Quando andiamo a fare questa espansione urbanistica, noi andiamo a prevedere dove vanno le strade. La fognatura pluviale va lungo le strade. Questo per evitare i costi addizionali che poi si verrebbero a operare, e costi anche per facilitare l'accesso all'infrastruttura di cui comunque va fatta manutenzione. E quindi lungo la strada, se la strada è sufficientemente larga, da una parte va la fognatura nera, dall'altra parte va la fognatura bianca. Può essere posta anche in centro alla strada se le dimensioni della fognatura non consentono altra soluzione. In questo caso la fognatura pluviale va posta sotto la rete di acquedotto con la quale deve convivere. In realtà la fognatura e la rete di acquedotto, di cui noi parleremo in questo corso, devono convivere anche con altre reti, la rete del gas, la rete elettrica, la rete telefonica per esempio. Quindi un piano per tutte le reti, della gestione delle reti, va fatto. Una buona città, una buona organizzazione deve avere un ufficio che si occupa di queste questioni contemporaneamente. Di che cosa tiene conto la distribuzione ottimale? Tiene conto dell'andamento plano altrimetrico del terreno. Già le strade possono fare questo, ma non è detto che la costruzione, che le strade, cioè l'ottimalità della costruzione della strada coincida con l'ottimalità
della costruzione della fognatura. Devono tenere conto sia della topografia che si vede, ma anche evidentemente della topografia del luogo in cui si sta lavorando, in funzione del corpo recettore finale, in cui noi abbiamo un obiettivo, l'acqua la dobbiamo portare in una certa posizione. Dobbiamo stabilire nell'ambito del progetto qual è questo punto ottimale dove dobbiamo andare, e certamente anche nel caso di un'espansione urbanistica nuova ci sarà una parte che dovrà intercettare un'area in cui, che non fa parte propriamente della distribuzione urbanistica, o allacciarsi a altre reti preesistenti. Dobbiamo pensare, nel momento in cui progettiamo l'espansione urbanistica, a opere di mitigazione. Vi ho parlato dell'invarianza idraulica. Nel momento in cui noi facciamo l'espansione urbanistica, ci dobbiamo occupare non solo quanti metri quadri, quali volumetrie dobbiamo costruire, ma anche come viene distribuita l'acqua. E per esempio la costruzione di varie opere di mitigazione, sia a livello del singolo edificio, soprattutto se questo è di grandi dimensioni, sia a livello di quartiere. E poi un'altra cosa che bisogna verificare è qual è la qualità chimica delle acque, e quindi se devono essere fatti impianti di trattamento anche locali. Se c'è un acquedotto, la rete va possibilmente dal lato opposto dell'acquedotto. In genere, in un'area urbana però, la rete è già esistente, quindi noi dobbiamo casomai cambiare, vedere dove la rete è già presente, dobbiamo rilevare la rete già presente, capirne le dimensioni ed eventualmente integrare la rete se questa risulta insufficiente. Peraltro, come insegna l'esperienza, l'insufficienza di una rete non è solo legata alla dimensione delle tubazioni, ma anche ad un errato dimensionamento delle opere accessorie, per esempio le caditoie. Facciamo un esempio che alcuni dei vostri colleghi già conoscono. C'è un sistema fognario relativamente funzionante, che naturalmente adesso, in presenza di precipitazioni intense di grande intensità più frequenti, è spesso posto in è messo sotto sforzo, si tende a riempirsi. Tuttavia la parte della strada, la strada fa un po' da alveo per le acque in eccesso, e poi le caditoie fanno defluire le acque nella rete, magari con un po' di ritardo per un po' di metri, ma comunque l'acqua in eccesso viene mantenuta all'interno della strada. A questo punto interviene un'opera di riqualificazione per esempio del centro della città. Allora si dice, ma sarebbe meglio fare una pavimentazione uniforme e anche per esempio per eliminare alcuni ostacoli, per cui tiriamo via tutti i marciapiedi, facciamo tutto a livello. A questo punto, quando piove, l'acqua non viene più canalizzata dalla strada e dalle caditoie, ma va direttamente dentro le case. E questo è un caso che è stato studiato da alcuni vostri colleghi nel corso di progetto di acquedotti e fognature. Quindi, di questa situazione dovete confrontarvi con questa situazione. Questa è una rete, un'area urbana già esistente, una parte di Trento vicino al fiume Fersina, che vedete è questa cosa rettilinea qui sulla parte destra. Quindi noi abbiamo una fognatura di questo tipo, che sono le tratte disegnate in colore verdino, è una rete ad albero, cioè se voi tagliate un punto
della fognatura, disconnettete la fognatura in due parti, anche se in alcune situazioni qui i tratti sono talmente, questo tratto per esempio non comunica sia di qua che in basso che in alto, ma solo in questo caso verso l'alto. E qui non c'è alcuna comunicazione. E la rete tuttavia è diffusa su tutta l'area, copre tutte le strade perché tutti gli utenti, tutte le case sono servite dal drenaggio urbano. Quindi è una rete molto, che ha una densità, che appunto si chiama densità di drenaggio, molto elevata. Le aree che lì vedete disegnate in rosso sono le aree di pertinenza di ciascun tratto. Ciascun tratto serve un'area e da quell'area che il tratto serve dipende anche poi la portata che quel tratto dovrà sopportare. Vedremo meglio poi come calcolare queste cose. E la direzione reale dell'acqua noi non siamo in grado proprio di stabilirla del tutto, perché in realtà dipende dalla distribuzione dei pluviali, per esempio, sulle case. Vedete lì ci sono degli edifici che coprono praticamente tutta l'area. Se noi non sappiamo la distribuzione dei pluviali e di dove va l'acqua, non sappiamo realmente dove va a finire l'acqua della precipitazione. Però noi faremo una suddivisione del territorio di questo tipo e poi ragionevolmente faremo delle ipotesi ragionevoli su come l'acqua si distribuisce. In genere di una rete urbana già esistente, di una rete urbana che deve venire progettata, noi dobbiamo costruire, cioè dobbiamo progettare una rete urbana, questa deve portare via le precipitazioni che hanno un'intensità inferiore in genere ai 10 anni di tempo di ritorno. Precipitazioni con 15 anni di tempo di ritorno mettono in difficoltà idraulica il sistema e l'acqua va in superficie. La norma stabilisce nella sostanza che questo che il disagio provocato da questi eventi è sopportabile e che in analisi di costi-benefici, come si usa dire oggi, è precipitazioni che hanno un tempo di ritorno più elevato di 15 anni è conveniente non drenarle con la fognatura, perché i danni che queste provocano sono inferiori di costo a quelli che sarebbero implicati nella costruzione della fognatura per drenare le acque di precipitazioni più intense. Questa appunto è fonte di valutazioni, anche naturalmente poi le amministrazioni pubbliche si fanno carico assieme ai progettisti ai quali viene affidato il lavoro di fare un po' di queste considerazioni al di là di quello che prevede la norma. Se la rete urbana è già esistente, va verificata quanto resiliente è la rete urbana, cioè se la rete urbana risponde ancora alle caratteristiche per cui è stata progettata. Vi ho detto che, vi ho mostrato prima, anzi, che per effetto semplicemente del cambiamento urbanistico ci sono degli effetti di carico superiore che sono intervenuti negli ultimi 50 anni. Adesso se ci aggiungiamo anche gli effetti di un cambiamento climatico con l'aumento delle precipitazioni di grande intensità e breve durata, magari anche a parità di precipitazione annuale accumulata, ma la stessa pioggia cade in meno eventi più intensi e quindi i tempi di ritorno che erano stati calcolati prima non sono più rispettati. Le precipitazioni che prima avevano 10 anni di tempo di ritorno adesso ne hanno 5, quelle che ne avevano 10 ne hanno 10 anni di tempo di ritorno e la fognatura risulta tra virgolette insufficiente rispetto a queste prerogative, quindi va verificata. E allora a questo punto dobbiamo inventarci di costruire, non necessariamente di intervenire sulla rete di fognatura, ma possiamo intervenire anche sulle aree limitrofe per costruire delle opere di mitigazione. E la rete va riprogettata dove è necessario.
La fognatura, ve l'ho già detto, è una rete che funziona a gravità. Significa che significa che nella sostanza il fondo è sempre in pendenza. Qui c'è un sistema di particolare di per stabilire qual è la profondità, che si chiama un sistema di allineamento dei peli liberi. Cioè nella sostanza, le superfici libere dell'acqua nelle condizioni di progetto vengono allineate e come vedete i tubi possono andare su e giù. Si potrebbe pensare di allineare i cieli delle tubazioni, ma se noi allineassimo i cieli, come vedete, scaveremo di più. Il costo dello scavo di una fognatura è quanto? In percentuale? Beh, dipende a seconda dello scavo. Ci sono varie fasce di prezzo a seconda della profondità dello scavo. Sì, certo, secondo la profondità dello scavo, ma può essere anche metà del costo della fognatura solo lo scavo, che è la cosa meno tecnologica di tutte, no? Se volete. Può essere anche metà del costo della fognatura, quindi bisogna scavare il meno possibile. Quindi se allineassimo i cieli andremo a scavare di più, se allineassimo i fondi sarebbero delle situazioni, per esempio quelle che si va a verificare in questo tubo, dobbiamo tirare su tutto quanto e ci sarebbe un rigurgito sul tubo di monte. Rigurgito del tubo di monte significa che la parte di monte non funziona più a superficie libera, ma va in pressione. E questo va evitato. Allora viene usato questo metodo intermedio che è l'allineamento dei peli liberi. Peraltro poi vi insegnerò che non è tanto giustificato dal punto di vista teorico e concettuale, perché ciascuno questo livello di pelo libero in ciascuno tratto di tubazione corrisponde a una precipitazione diversa. Ma questo lo vedremo prossimamente, questo dovete essere consapevoli. Però questo è un sistema intermedio per stabilire un trade-off, direste voi gli americani, tra scavare troppo e avere comunque una buona disponibilità idraulica del sistema. Quale pendenza devono avere le fognature? Dependenza minima possibile, ma una pendenza diciamo ragionevole è l'1 per 1000. A volte qui la pendenza dell'1 per 1000 è superata dal fatto che le pendenze naturali sono anche molto più elevate, dell'ordine anche del 10% in alcuni casi, le parti qui delle zone limitrofe di Trento. In ogni caso la velocità dell'acqua deve essere superiore ad la velocità. Lo sforzo tangenziale al fondo esercitato dall'acqua deve essere superiore a 2 newton nelle condizioni di progetto. Questo significa che lo sforzo tangenziale al fondo è dato da gamma, che è il peso specifico dell'acqua, RH, che è il dallaggio idraulico, tutte cose che andremo a vedere nel dettaglio, per I che è la pendenza. Quindi no, la pendenza la devo calcolare, sì, il minimo possibile, ma nello stesso tempo abbastanza pendente che la fa sì che nelle condizioni di progetto ci sia uno sforzo tangenziale al fondo ritenuto sufficiente a punire dal sedimento più fino che si è andato depositando negli altri eventi. Come si insegna l'area di competenza, ve l'ho già detto, è in qualche modo arbitraria questa area di competenza, ma ragionevolmente disegnata sulle aree. Che cosa avviene in ogni area su cui ho suddiviso la mia rete? In ogni area, in teoria, l'acqua si infiltra e i processi, se non si infiltra, ruscella in superficie. Questi sono i termini tecnici in italiano. In inglese è infiltration e runoff,
che ce le troverete spesso, per cui è utile che voi sappiate. È la parte che, no, che si infiltra, non va in fognatura. La fognatura, dal punto di vista della progettazione, è un oggetto completamente impermeabile a quello che succede all'esterno, salvo per le caritoie dove l'acqua va dentro. Ma la quantità di acqua che va dentro nella fognatura quindi è controllata dal progetto, se vogliamo, non dalle condizioni del suolo. L'acqua che si infiltra non va dentro la fognatura, solo l'acqua che ruscella va dentro la fognatura. Nella rete che cosa avviene? Avviene, l'aggregazione della portata. Dentro ogni caritoia va una parte dell'acqua, questa va nei tubi e va, vi è poi la propagazione dell'acqua all'interno del tubo. La previsione di quello che succede quindi sarà una teoria che deve tener conto di entrambi questi fattori. La raccolta dell'acqua, l'aggregazione dell'acqua e la sua propagazione. Queste due azioni, insieme al calcolo del processo di infiltrazione, producono quello che è il calcolo dell'onda di piena, che poi andremo a vedere. Allora, quando ho detto costruiamo delle opere di mitigazione, che cosa intendo in realtà? Intendo questo, cioè che noi andiamo ad aumentare, per esempio, la capacità di infiltrazione dei suoli o dei terreni. Come? Per esempio sostituendo a superfici impermeabili superfici verdi, e oppure stoccando l'acqua in serbatoi o in piccoli laghi. La fognatura non viene progettata per contenere ogni evento meteorico, questo ve l'ho già detto, ma per veicolare in modo ottimale quella precipitazione che si presenta con un tempo di ritorno di 10 anni. Io ho messo 5 o 10, in realtà 10 anni. Quindi prima dovete calcolare le precipitazioni che hanno un tempo di ritorno di 10 anni su quell'area. Sulla base di quelle precipitazioni poi andremo a calcolare l'onda di piena che servirà alla progettazione. La disposizione dei tubi invece l'abbiamo già stabilita, perché una volta che abbiamo disegnato le strade abbiamo il tracciato planimetrico dei tubi, ce l'abbiamo già. In parte abbiamo anche il tracciato altimetrico, ma non proprio del tutto, perché comunque i tubi non seguono necessariamente la superficie del terreno, ma nelle zone pianeggianti vanno in profondità per poter far defluire l'acqua in modo con la gravità. E qui torna quello che avete imparato a fare. Noi abbiamo le nostre curve di possibilità pluviometriche, quella linea in alto al tempo di ritorno di 10 anni, i punti intercettati identificano una coppia probabilità altezza di precipitazione. Nello stesso tempo le curve identificano una durata, quindi possiamo costruire delle coppie altezza di precipitazione e durata, H1 un'ora, H3 tre ore e così via, che ci consentono di interpolare le curve di possibilità pluviometriche. Questo è il punto di partenza del calcolo. Lo sapete già fare, quasi. Solo che le curve di possibilità pluviometrica vi dicono qual è l'altezza pluviometrica al variare della durata. Ma qual è la durata che dovete scegliere per calcolare le vostre fognature? C'è una durata particolare che è importante, che c'entra qui? Dipende dalla struttura topologica e geometrica della rete. E andremo a vedere come, dipende anche dal modello che usiamo
per la costruzione del deflusso superficiale. Dipende, però, assegnato diciamo, il modello di calcolo del deflusso superficiale, dipende dalla struttura topologica della rete idraulica.